Eccoci che rientriamo in diretta qui dal Salone del Libro, dentro i secondi speciale Salone del Libro. Come potete vedere, da tre siamo diventati quattro, e è con noi il nostro primo ospite, Federico Vergari. Ciao Federico. Ciao, buon pomeriggio, grazie mille per l'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori e i telespettatori. Certo, perché siamo, come sapete, anche in TV, curatore del Premio Gianni Mura, come ha detto Matteo, ma non solo, esperto di parlare di sport in tutte le sue forme, cartacea, video, eccetera, eccetera. E proprio da qui io partirei, partendo un po' largo, come si sta evolvendo il modo di fare sport, di fare il parlare di sport nei media? Quindi il libro è ancora forte? Forse sì, ma i nuovi sistemi, le nuove tecnologie, Netflix con i vari Drive to Survive piuttosto che monografiche, sta cambiando il pubblico? Dove è direzionato? Ma allora è una domanda, chiaramente potremmo stare qui a parlarne per ore, però so che il tempo è tiranno, quindi cercherò di essere il più sintetico possibile. Noi qui al Salone del Libro di Torino crediamo molto nello sport come linguaggio, e non uso questo termine in maniera casuale. Crediamo che lo sport possa essere uno strumento attraverso cui poter raccontare tante altre cose, e io spesso per lavoro mi ritrovo a dire che scrivere di sport non è mai soltanto scrivere di sport, che poi alla fine è una cosa che non ha mai detto, ma è un insegnamento che ci ha lasciato Gianni Minà, che proprio ieri abbiamo ricordato qui al Salone con un bellissimo evento ricordo. E pensiamoci, quante volte colleghiamo i nostri ricordi a una partita di calcio, o quante volte una partita di calcio diventa un ricordo indelebile nelle nostre vite? Pensiamo alla finale del 2006, banalmente credo che ce la ricordiamo. La frase di Caressa: ricordatevi con chi siete vicino in questo momento, perché ve lo ricordate non per ve lo sempre. Dimenticherete mai, esattamente. E famoso quasi quanto abbracciamoci e vogliamoci tanto bene, sempre detto da lui a Beppe Bergomi. E Mauro Berruto da qualche anno sostiene una cosa, dice che il genere letterario degli anni 20, del nuovo millennio chiaramente, del nuovo secolo, è la letteratura sportiva. E noi qui al Salone del Libro di Torino ci stiamo investendo molto, da quattro edizioni a questa parte, con la costruzione della Sala Olimpica, un contenitore all'interno del quale in cinque giorni abbiamo quasi 80 eventi, 40 eventi, perdonami, 80 sono un po' troppi, e dedicati alla letteratura sportiva, una scatola di storie e di racconti dove poter entrare dentro, perché c'è un tema sportivo che ci attira e che ci attrae. Ma poi all'interno di questa scatola, che è una sala di circa 100 posti, possiamo scoprire vite, possiamo scoprire fatti, possiamo scoprire storie, perché poi alla fine è tutta una questione di storie, ma non lo dico in maniera riduttiva, lo dico in realtà per esaltare il concetto. È tutta una questione di storie, perché la vita è fatta di storie. Noi ogni mattina ci alziamo e ci raccontiamo una storia, e siamo i protagonisti di una storia. Lo sport è questo: ci sono le cadute, ci sono le vittorie, ci sono le sconfitte, e c'è il modo in cui reagiamo a una vittoria, c'è il modo in cui reagiamo a una caduta, e quindi lo sport è vita, e la vita è sport, e tutto è una bellissima storia che vale la pena raccontare. E lo sport, torno al punto di partenza per chiudere, è uno strumento con cui in maniera trasversale poter veramente raccontare di tutto a tutti, dalla politica all'attualità. Pensa soltanto una cosa: Saronni, la prima vittoria al Giro d'Italia di Saronni, 9 maggio 1978, nessuno se la ricorda, tutti si ricordano quella che è arrivata 7 giorni dopo, perché il 9 maggio del 78 l'Italia si è svegliata con l'uccisione di Peppino Impastato, e poche ore dopo con il ritrovamento del corpo di Aldo Moro. Ecco, raccontare la prima vittoria di Saronni inevitabilmente ti porta anche a raccontare uno dei giorni più bui e grigi del Novecento italiano, se non addirittura della storia di tutta l'Italia. Ecco Federico, tu hai parlato di questa grande quantità, no, di appuntamenti sportivi qui al Salone. Prendo un anno a caso, nel 1998 sarebbe stato impensabile, no, un Salone con tutto questo sport, forse non si era pronti. Ecco, qual è un po' stata la chiave per aprire la porta del Salone allo sport? Forse in Italia eravamo un po' indietro, per esempio negli Stati Uniti anche scrittori di fama mondiale si sono approcciati allo sport, quando qui, salvo rare eccezioni, veniva un po' snobbato. Qual è un po' il punto di svolta secondo Ma te? È proprio quello che dici tu: in Italia per tanti anni si è pensato che lo sport fosse soltanto sport. In realtà ci siamo arrivati attraverso libri tradotti, penso a Foster Wallace,
ma senza andare nemmeno nella letteratura troppo alta, per quanto io ami e adori Foster Wallace, pensate a quanto ha fatto la differenza un romanzo come Febbre a 90 di Dick Corby, che ha cambiato totalmente la letteratura romantica, se vuoi il romanzo, perché è di fatto un romanzo basato sullo sport. Pensate poi al film, pensate poi a quanti autori italiani. Il primo che mi viene in mente è Gianluca Morozzi non ha mai nascosto nemmeno lui di ispirarsi un pochino a Nick Corby, oppure gliel'hanno estratto con la forza, però l'accostamento c'è stato, e è stato uno di quelli che, raccontando la storia, la sua passione, il suo amore per il Bologna, ha scritto bellissimi romanzi e bellissime pagine di letteratura. Quindi piano piano il lavoro, diciamo, abbiamo preso spunto dall'estero e ci siamo arrivati. Pensate anche adesso Veronesi, no? la sua passione per il tennis, e pensate a quanto il tennis anche ci sta aiutando, perché ci sono tantissimi speciali letterari dedicati al tennis che ci stiamo accorgendo grazie a Foster Wallace, ma grazie anche a Veronesi, a Baricco, che è uno sport letterario anche in Italia. Quindi la svolta, se vuoi, è stata quella di guardare quello che succedeva fuori, e l'intuizione di alcuni autori italiani di portarlo in Italia, di fare dei libri, di scrivere dei libri. Il successo di questi libri ha aperto poi un vaso che sta continuando a far uscire storie belle, certo, molto belle anche adesso. Valerio, vai pure. Io volevo chiederti una cosa. Leggevo che c'è stato un podcast anche inerente allo sport qui al Salone del Libro, Fuori Classe. Sì. Volevo chiederti proprio di questo, perché il podcast forse è un altro di quegli strumenti con i quali si è cominciato a raccontare lo sport. In realtà noi siamo radio, siamo TV, siamo anche podcast. Mi interessa molto questo. Vorrei chiederti come è nato, di cosa parla questo podcast, qual era l'obiettivo di questo podcast. Certo, Fuori Classe, il sottotitolo Lo sport raccontato dal Salone, ha come obiettivo quello di raccontare storie di sport, ma di farlo non da un punto di vista puramente di cronaca, ma raccontare appunto storie che ci interessano. Prendiamo spunto, lo facciamo io e Marco Pautasso, e l'appuntamento è più o meno mensile, ma in realtà cerchiamo di fare delle puntate che si adattino al contesto e possano raccontare quindi anche quello che sta succedendo ora nel paese, e cerchiamo di poter quindi raccontare delle storie attuali, andando però a raccontare anche un po' il passato, e soprattutto cerchiamo sempre non di partire da un libro, perché sarebbe comunque sia anche un torto al racconto vero e proprio, però cerchiamo sempre di costruire dei podcast che in un modo o nell'altro possano anche poi suggerire, infatti ogni nostro podcast esce con una bibliografia, possano poi suggerire anche la lettura di determinati titoli, di determinati libri. L'ultimo titolo, l'ultimo podcast che abbiamo fatto racconta, prendendo spunto dal Giro d'Italia che partiva da Torino e dal Tour de France che comunque avrà una tappa torinese, e abbiamo raccontato il ciclismo piemontese, quindi i grandi corridori e le grandi salite del Piemonte. Allora, mi collego a queste ultime tue parole per fare un attimo di cronaca. È appena finita, abbiamo arrivato a questa notizia, l'ennesima tappa vinta da Pogacar al Giro d'Italia, un Giro d'Italia che è partito forte, e da qui mi aggancio a un'altra tua grande cardine, no? il premio Mura. Sì. Mura ha scritto per una vita del Giro d'Italia, interista pentito, no? Se non erro, in seguito a un'accessione o qualcosa del genere. Cosa c'è dietro il premio Mura, e soprattutto quali sono i criteri che fanno sì che un autore venga premiato col premio Mura? Quali sono? Ma dietro al premio Mura, mi fa piacere dirlo, prima ancora del Salone, prima ancora della città di Torino, che sono le due anime che costruiscono il premio, che il prossimo novembre arriverà la terza edizione, prima ancora di queste due anime che lo compongono, ci sono gli amici storici di Gianni Mura, i colleghi storici e la famiglia Mura, che hanno subito di buon grado accettato l'idea che il Salone proponesse un premio di letteratura sportiva dedicato a Gianni, e poi ci hanno sostenuto, molti sono anche in giuria. I giurati, diciamo, il premio è molto particolare perché non ci si candida al premio Mura, sono i giurati che si riuniscono in Camera Caritatis e tirano fuori
cinque libri che secondo loro sono cinque libri che sarebbero piaciuti al loro amico Gianni Mura, al loro collega Gianni Mura. Dopodiché questi libri vengono messi in votazione, vengono votati per il 50% dal pubblico da casa, come si dice in questi casi, sul nostro sito, su Salto Più, e poi vengono votati per il restante 50% dai giurati, mentre funziona in maniera un po' più diversa il premio Mura, che si chiama Fuori Classe, dedicato ai ragazzi delle scuole elementari, dei primi anni delle medie, perché in quel caso noi facciamo arrivare alle scuole i libri, i cinque libri finalisti, che vengono sempre scelti dal salone insieme ai giurati, e in questo caso però ci piace che i giurati siano al 100% i ragazzi che lo leggono, quindi è un premio dove interamente i ragazzi possono decidere qual è il loro libro preferito e vederlo premiato. Oggi mi piace dire anche che il primo evento della Sala Olimpica di quest'anno è stato Le ragazze di Mr. Joe, che è il libro che ha vinto un libro edito da Mondadori, il libro che ha vinto a novembre il premio Mura, e ci sembrava doveroso iniziare la programmazione della Sala Olimpica quest'anno, ore 11 di giovedì 9 maggio, con la presentazione di questo libro. Siamo quasi in chiusura, tra un po' dovremmo mandare il notiziario, ma c'è ancora il tempo di fare un ulteriore collegamento, perché il premio Gianni Mura viene assegnato durante le giornate delle ATP Finals, che insomma è un evento di portata mondiale che caratterizza Torino, che però sarà anche caratterizzata tra poco, come abbiamo già accennato, dal passaggio del Tour de France. Anche qui voi del Salone non siete rimasti con le mani in mano. No, e questo la dice davvero lunga e sottolinea l'importanza del racconto sportivo in una scatola bellissima come il Lingotto, dove ci sono storie di tutti i tipi. Il Salone del Libro dal 27 al 30 giugno organizzerà due eventi al giorno, quindi 8 eventi, che sono propedeutici all'arrivo il 1 luglio della tappa del Tour de France a Torino, quindi con 8 eventi che racconteranno da un punto di vista letterario il ciclismo, e attenderemo questa festa, perché il Tour de France è la corsa a tappe più importante del mondo, l'attenderemo ascoltando storie, due al giorno, e poi il primo tutti in ferie ci godiamo il passaggio, l'arrivo del Tour, insomma. Quindi direi, per chiudere rispetto a come abbiamo iniziato la trasmissione oggi, lo sport è sicuramente cultura, quindi non congiunzione, ma verbo. Decisamente. No? Un ultimo aspetto, abbiamo ancora qualche minuto, che mi interessava. Tu parli di sport quotidianamente. In Italia si parla tanto di sport, sovente si parla solo di uno sport, poi ci si innamora di un personaggio sportivo e quindi si parla di quello sport. Stiamo parlando ad esempio adesso del tennis. Notizia di pochi minuti fa: Nadal ha perso l'ultima partita, non giocherà probabilmente più a Roma, quindi si chiude una parentesi. Cosa ti piace e cosa non ti piace di come si parla di sport in Italia? Che domandona! Cosa mi piace? Parto dalla parte... Mandiamo una canzone e rispondi dopo. No, rispondo subito. Mi piace la passione, perché che sia una trasmissione radiofonica locale o che sia uno speciale televisivo su qualche televisione ad hoc o che sia un documentario, lo sport in Italia tutto sommato va a toccare delle corde che smuovono passioni, e quindi mi piace il modo accorato in cui spesso si parla di sport, sempre chiaramente nei giusti toni. Mi piace però la passione. E cosa non mi piace? Tante cose, forse, non voglio sembrare furbo nella risposta, però forse cosa non mi piace? La troppa passione a volte. Questa è stata furba. Ragazzi, io direi che con Federico possiamo chiudere qua, così lo lasciamo ai suoi mille impegni, che insomma vi ringrazio per l'invito, è stato un piacere chiacchierare con voi di sport e di letteratura. Grazie mille. Allora noi chiudiamo un attimo, ma andiamo in pausa con la nostra musica, la musica di RBE, rientriamo il notiziario anche di Popolare Network. Bravissimo Matteo, Popolare Network per 5 minuti, e poi rientriamo con i nostri ospiti. Sarà con noi Danilo Baccarani, a tra poco.